Ale oggi ha accettato il nostro invito, Francesca Buoninconti. Ciao Francesca. Ciao Pierluigi, ciao a tutti, benvenuti. Francesca, giornalista scientifica, in questo periodo sta collaborando anche con Radio 3 Scienza, ha collaborato con altre emittenti, scrittrice, poi parleremo anche un po' del tuo ultimo libro. Però partiamo con una domanda, che è quella forse un po' che ci consente di entrare nel tema che stiamo affrontando in questi giorni. Tu sei una naturalista, è una formazione da naturalista. Ecco, in genere quando si parla di naturalisti uno pensa sempre a questi cercatori di fine 800 che vanno in cerca di farfalle. Che Esatto. cosa fa un naturalista? Chi è e che percorso di studi hai seguito anche tu? Esatto, allora sì, come diciamo c'è un detto diciamo, che risale, che diceva sempre un mio vecchio professore, con il quale non sono completamente d'accordo. Lui diceva che chi è il naturalista è una persona curiosa. E questo, diciamo, in realtà io non sono proprio d'accordo proprio perché si rifà a quel relega, diciamo, quella che è una figura professionale, che adesso appunto ti, insomma, magari ti spiego un pochino, ha il cercatore di farfalle con il retino, quindi ha questa visione romantico-bucolica, e invece noi appunto dobbiamo ricordarci che il naturalista è una figura professionale ed è un laureato in scienze naturali. Quindi è una persona che ha studiato appunto negli anni universitari quelle che sono le scienze naturali, quindi biologia, zoologia, botanica, ecologia e anche tutta la sfera delle scienze geologiche, quindi appunto geologia, mineralogia, paleontologia. Ed è forse la figura, diciamo, per quanto riguarda i laureati in scienze ambientali, forestali, no? Tutte queste declinazioni qui, che ha la possibilità di avere lo sguardo più ampio, di guardare forse più in profondità, perché riesce a leggere, per così dire, il territorio e gli ecosistemi su più livelli, okay? Quindi dalla geologia fino, passando per la botanica, fino alla zoologia e all'ecologia, quindi a tutte le reti trofiche che ci sono, fino appunto anche ai servizi ecosistemici. Quindi scusami se ti interrompo, però è una figura un po' trasversale tra varie discipline che però consente di avere una visione d'insieme che magari poi degli esperti di una sola nicchia del sapere non riescono a dare. Esatto. Diciamo che poi ovviamente i naturalisti si possono specializzare, cioè possono diventare solo zoologi, solo ecologi, solo botanici, però di norma, per esempio, sarebbero quelle figure perfette per le famose VAS e VIA, quindi le valutazioni di impatto ambientale e le valutazioni ambientali strategiche che sono necessarie per tutte le grandi opere, no? Pubbliche e private. Perché? Perché tu hai appunto, riesci a capire qual è l'impatto su più livelli dell'ecosistema per l'opera che stai facendo, fosse una strada, un palazzo, un ospedale, e così via. E invece molto spesso, per fare una VAS, una VIA, viene magari utilizzato un ingegnere, un architetto, altre figure ovviamente, legali che però non hanno questo sguardo, consentimi la parola, profondo, no? Su più livelli. Certo, e in questa dinamica però, diciamo, un aspetto sicuramente molto importante del naturalista ai nostri giorni è quello di andare a vedere da un lato quelle che possono essere le nicchie ecologiche, ma poi anche quello che è il ruolo dell'uomo nei confronti di queste nicchie, se le va a disturbare molto spesso, no? Esatto, sì. Purtroppo, diciamo, anche in questa situazione, no, il ruolo del naturalista può essere fondamentale. Di solito il naturalista viene sempre un po' accantonato, magari perché ci sono maggiori interessi economici a far andare avanti alcune attività. È ovvio che ad un primo sguardo, soprattutto magari per una persona non dentro la materia, lo sfruttare una foresta, diciamo, ci fa guadagnare di più rispetto a conservarla. Invece in realtà poi non è così. Lo stiamo vedendo adesso, diciamo, purtroppo in questi giorni, no? In cui siamo passati dal guardare quella che ci sembrava un'epidemia cinese nata in un mercato che guardavamo con uno sguardo magari anche distaccato soltanto un paio di mesi fa,
e che invece adesso è diventata appunto una pandemia globale. Dico questo semplicemente perché spesso si pensa alle zoonosi, quindi alle malattie infettive portate dagli animali, che arrivano all'uomo tramite quello che viene chiamato salto di specie, no? O spillover, come a una sorta di sfiga, tra virgolette. Cioè Un evento fortunato, insomma. un evento sfortunato, accidentale, e invece purtroppo è la diretta conseguenza di alcune, purtroppo tante, azioni umane sulla natura. Sappiamo benissimo nell'ultimo secolo quante foreste abbiamo distrutto, quanti habitat abbiamo magari tagliato con strade, abbiamo spazzato via con città, qual è il peso del commercio legale e illegale di specie selvatiche, perché anche qui non è detto che insomma, noi abbiamo tantissimi animali domestici che ci possiamo tranquillamente tenere in casa o in giardino. Però ci sono anche, no, delle certificazioni, quelle CITES, che ci consentono di tenere animali selvatici in casa. E ci sono tantissimi video sul web di gente magari che ha lontre, per gli animali più esotici, pipistrelli, ma anche grandi felini, spesso appunto minacciati di estinzione. E questo, diciamo, ovviamente sono alcune, soltanto alcune delle azioni insieme poi magari al cambiamento climatico, se vogliamo andare in un'ottica ancora più globale. Che poi fanno in modo che l'uomo entri sempre più spesso a contatto con la natura e con gli animali selvatici, che quindi offre il fianco, tra virgolette, al virus e quindi la possibilità di passare da un animale selvatico all'uomo. Ecco, c'è una cosa molto importante che dicevi, appunto, questo atteggiamento dell'uomo di andare sempre più spesso ad invadere nicchie ecologiche, ecosistemi che non sono i suoi, perlomeno non sono i suoi da. Più i suoi, sì. Cioè, magari lo erano qualche milione di anni fa. Esatto, non sono più i suoi, quindi e l'interagire con queste specie animali selvatiche può portare a questi virus, diciamo, a diffondersi, a fare il salto di specie e poi a fare un ulteriore passaggio, appunto, che è poi la trasmissione da uomo a uomo, no? Ecco, ci puoi dire un po' anche nella storia se ci sono stati e quali sono stati, oltre a quello che stiamo vivendo, e se ci sono anche rispetto a questo coronavirus, abbiamo letto, no? Insomma, del fatto che possa essere partito, ad esempio, da pipistrelli. Anche in passato ci sono stati altri virus che sono stati trasmessi all'uomo, anche se magari non direttamente, però da altri animali. Ecco, ti va di farci una piccola carrellata di quelli che sono stati questi passaggi dall'animale all'uomo? Allora, cominciamo col dire in generale che le zoonosi sono tutte quelle malattie infettive che vengono, come dicevamo prima, attaccate all'uomo da parte di un animale che possa essere un vettore, quindi immaginiamo la classica zanzara, ok, per dire, o pulci o zecche, e che però magari ha il suo cuore, diciamo, l'animale serbatoio in un'altra specie, ok? Detto questo, le zoonosi possono essere batteriche, quindi pensiamo alla peste bubonica, diciamo la classica, che appunto viene portata dalle pulci dei ratti, e poi ci possono essere invece le zoonosi virali. E di queste io, guarda, ce ne sono tantissime. Ti direi che possiamo, se vogliamo, dividerle in due grandi gruppi. Che sono, diciamo, quelle in cui il primo contatto, se vogliamo dire così, è avvenuto, il passaggio è avvenuto da quelle che sono le specie più vicine a noi, cioè i primati, in cui siamo inclusi anche noi, okay? Le specie geneticamente più simili. E abbiamo per esempio Ebola, Zika virus, che è nato appunto in Uganda, passatoci da macachi, e HIV. Quindi il virus agente appunto dell'AIDS. E HIV considera ormai sono quasi 100 anni che va in giro, nel senso che si pensa che il primo passaggio sia avvenuto da parte di uno scimpanzé malato del virus di immunodeficienza delle scimmie, appunto ad un umano intorno al 1920. Quindi sono quasi 100 anni, ha fatto fuori 35 milioni di persone. Ogni anno si ammalano, vengono contagiati
2-3 milioni di persone, nonostante sappiamo perfettamente qual è la profilassi per potersi proteggere, e muoiono circa 700.000 persone l'anno di HIV, quindi di AIDS, anche se abbiamo dei medicinali, no? Abbiamo i farmaci antiretrovirali. E quindi diciamo, questo già ci fa capire quanto possano essere potenti, no? Dei virus, quindi dei microrganismi, se vogliamo dire così, che poi un virus, diciamo, non sappiamo neanche se definirlo vivente o non vivente, passatoci da un animale. E poi c'è l'altro grande gruppo di virus che invece ci viene, tra virgolette, passato da pipistrelli, che sono tutti i vari, il Nipah, Hendra, SARS, appunto COVID-19, quindi SARS-CoV-2, diciamo, quest'altro nucleo qui, di solito, diciamo, si dice appunto che i portatori sani, quindi gli animali serbatoio, sono i pipistrelli. In particolare, adesso per il Covid si ipotizzavano i rinolofi, no? Quindi chiamati ferro di cavallo maggiore, quindi quelli con la foglia nasale fatta a ferro di cavallo, diciamo, quindi a U rovesciata. Ma per tutti gli altri ci sono invece le volpi volanti, okay? Quindi pipistrelli frugivori. Detti anche pipistrelli della frutta, ce ne sono tantissime specie. Tu considera che forse uno dei motivi per il quale nei pipistrelli troviamo così spesso dei virus che poi passano agli umani, è proprio la biologia dei pipistrelli. Considera che i chirotteri, quindi appunto il nome appunto dell'ordine dei pipistrelli, sono l'ordine, il secondo ordine più, diciamo, con più specie, che conta più specie dei mammiferi, quindi sono secondi soltanto ai roditori. Sono animali spesso molto longevi, arrivano anche fino a 40 anni, vivono in colonia, che è un altro dato da non sottovalutare, e entrano spesso a contatto con l'uomo. Ci sono ovviamente pipistrelli che magari svernano o vivono solo in foresta o solo magari in grotte, ma ci sono tanti anche che invece magari fanno il nido, diciamo, o comunque svernano sotto le grondaie, si riproducono lì, e tantissime altre, come le volpi volanti, sono molto consumati nei mercati, o nei ristoranti, diciamo, nell'area, asiatica, e spesso vengono anche utilizzati per, attirare, per fare foto con turisti. Però basta magari un graffio di uno, diciamo, di questi pipistrelli per passarci la rabbia. La rabbia è un altro dei virus che viene trasmesso dai pipistrelli, che poi magari arriva all'uomo, nel senso di noi occidentali, con il contatto di un cane o di una volpe, quindi di un altro animale, in qualche modo molto comunque legato alla città, alla campagna, che magari entra in contatto con feci o urine infette di questi pipistrelli. Questo ci fa anche un po' ragionare su come effettivamente, oltre a essere, diciamo, l'uomo che direttamente va a invadere questi ecosistemi, dall'altro anche indirettamente l'uomo che attraverso la sua azione antropica provoca dei cambiamenti climatici che magari, non so, appunto lì possono portare alcuni animali che erano abituati a vivere in alcune nicchie ecologiche ad andare altrove, a muoversi, a spostarsi e quindi ad attivare questo tipo di contatto. Certo, cioè, sicuramente diciamo, i pipistrelli come altra grande concausa hanno che i mammiferi sono gli unici mammiferi insomma, che riescono a volare, sono anche dei migratori, quindi hanno una facilità di spostamento molto maggiore magari rispetto ad altri classici vettori come facevamo prima l'esempio della peste, no, o dei topi, che hanno comunque bisogno del mezzo di trasporto umano per diffondersi magari quando appunto in tutta Europa o comunque in altri continenti. A volte invece i pipistrelli, proprio perché hanno le ali come gli uccelli, ci riescono da soli. Ci sono tantissimi pipistrelli, diciamo appunto migratori. E con il cambiamento climatico, come dicevi tu, tantissime specie si stanno spostando, stanno modificando quello che è il loro areale. Quindi l'areale è semplicemente un'area geografica delimitata da una serie di parametri di temperatura, umidità, luminosità, eccetera, in cui diciamo che costituiscono l'optimum climatico per quella specie. Quando aumenta la temperatura, come diciamo, stiamo vedendo adesso nell'ultimo secolo e mezzo, insomma, per appunto le attività antropiche, queste specie in generale, che siano pesci, che siano pipistrelli, che siano piante,
tendono a spostarsi proprio per cercare quell'optimum climatico. Quindi ci saranno specie di acque, diciamo, marine che cercano magari acque più fredde e quindi si spostano magari più in profondità, specie che magari scalano le montagne, sia appunto piante che animali, o che in generale si spostano verso nord, quindi alla ricerca di diciamo, temperature appunto più fresche. Quindi c'è una fortissima, cioè ci stiamo rendendo conto di quanto forte sia questa interazione, e forse tra noi e loro in generale, a maggior ragione di quanto forse delicato sia poi questo equilibrio. Quindi basta un poco per scombinare, diciamo, questa convivenza armonica e dare vita poi a dei problemi anche molto seri come quelli che stiamo vivendo. Sì, considera che noi a volte questo processo di spostamento, che magari su ere geologiche c'è sempre stato, okay, ed è quindi in qualche modo naturale, adesso lo stiamo accelerando con il cambiamento climatico, ma lo acceleriamo, come diciamo, in una frazione di secondo, okay, quando importiamo una specie aliena. Che è Certo. molto spesso appunto per il commercio, un altro dei motivi che ti dicevo prima, no? Era il commercio legale e illegale di specie selvatiche o meno, perché tra le specie aliene rientrano anche tantissime specie domestiche. I gatti, per esempio, sono specie aliena in Australia. E, in generale, appunto, dicevo, quando noi portiamo con noi delle specie, le introduciamo volontariamente o per caso, quindi accidentalmente, in un nuovo ambiente, stiamo creando in realtà un vero e proprio disastro ecologico, perché queste specie spesso nel luogo in cui arrivano trasportate da noi umani non hanno più i loro predatori naturali, magari trovano un clima favorevole, quindi si iniziano a riprodurre e molto spesso possono creare degli scompensi nell'ecosistema in cui sono arrivate. Tu parlavi prima di migrazioni, un parallelo anche rispetto alla velocità con cui si è diffuso questo virus, perché mentre prima, diciamo, anche questa zoonosi avveniva, ma magari rimaneva abbastanza circoscritta geograficamente perché l'uomo non si spostava con la stessa facilità con cui si sposta oggi, adesso questa cosa invece ha ridotto tantissimo i tempi. E quindi un parallelo anche con quanto tu hai descritto e raccontato nel tuo ultimo libro, no? Che si intitola appunto Senza confini, le straordinarie storie degli animali migratori. Qual è questo parallelo? Cioè, c'è questa facilità di movimento dell'uomo, ma allo stesso tempo, come già accennavi prima, ci sono anche tantissime specie di animali che si muovono e magari noi non ce ne accorgiamo, no? Sì, diciamo, ogni anno più o meno sono miliardi gli animali che si mettono in viaggio, sono gli animali migratori che ogni anno tornano a riprodursi nel luogo in cui sono nati. In questo movimento pendolare, quindi di andata e di ritorno, spesso incontrano sul loro percorso l'uomo, con infrastrutture che vanno dalle strade a magari altre grandi opere. Anche con l'inquinamento luminoso, insomma, ci sono una serie di disturbi che noi purtroppo attuiamo sugli animali migratori, e poi ovviamente il pericolo, diciamo, che tutti adesso stanno affrontando è il cambiamento climatico, appunto, innescato da noi, che tende a farli in qualche modo accelerare. Diciamo che se noi consideriamo diciamo, l'innalzamento, no, delle temperature, in Europa possiamo. Abbiamo contezza, no, del fatto, diversi studi scientifici anche lo dicono, che per esempio eventi legati alla primavera come la gemmazione, quindi lo sbocciare dei fiori o la sciamatura degli insetti o l'emersione di alcuni bruchi dalle loro crisalidi sta anticipando e neanche di poco, okay? Parliamo di circa 9-20 giorni. Gli uccelli migratori che per esempio arrivano in Europa in primavera sono strettamente legati a questi cicli biologici. Okay? La loro, diciamo, migrazione si è evoluta con un tempismo perfetto nel corso dei millenni, in modo tale che dall'Africa, dal Sudafrica in particolare, da cui partono, quindi dalla zona transahariana, arrivino in Europa e si accoppino, depongano le uova. E le uova schiudono proprio nel momento in cui c'è il picco alimentare, ok? Quindi c'è la massima disponibilità di insetti, di bruchi o diciamo di frutta, di semi, se sono appunto frugivori. Con l'anticipo di questi cicli biologici in Europa, quindi diciamo parliamo di specie sedentarie, ok? Gli uccelli migratori sono costretti ad anticiparsi anche loro.
E in questo senso noi stiamo cercando, cioè, diciamo, agiamo in modo inconsapevole o comunque indiretto attraverso il cambiamento climatico nel velocizzare un processo che è quello migratorio. Purtroppo, diciamo, ovviamente non sempre gli uccelli riescono a tenere il passo, ma così come tanti altri migratori. Insomma, il cambiamento climatico è una sfida molto grossa da affrontare. Tantissimi uccelli migratori ci stanno provando. Non ci riescono, se dobbiamo essere sinceri, nel senso che tentano di anticiparsi, per lo più riducendo la durata delle soste. Loro magari fanno un viaggio di 20.000 km, un po' come una maratona. Io non posso farla tutto quanto in un unico volo, quindi ovviamente mi devo fermare per riposarmi e ricostituire le mie riserve energetiche, riducendo però la durata delle soste, quindi io mi riposo di meno, mangio di meno e riparto prima. È ovvio che rischio di più, molti quindi magari muoiono nella traversata, oppure anche quando arrivano prima, ma magari riescono a recuperare circa tra i 2 e i 7 giorni, a seconda della distanza che devono percorrere, si è visto da diversi studi. Se dovessero riuscire a recuperare quei 9-20 giorni, quindi diciamo arrivare appunto 20 giorni prima in Europa, dovrebbero ridurre le soste del 100%, ed è ovviamente impossibile. Ma ci sono sfide ancora più grandi che non comprendono soltanto la velocità, ecco, della migrazione, quindi delle trasferte, se così vogliamo chiamarle. Ma ci sono specie come le tartarughe marine, che anche sono migratrici, che tornano a riprodursi sulle spiagge in cui sono nate, che vanno invece incontro a un processo di femminilizzazione. Quindi vuol dire che il 98-99% dei nuovi nati, in alcune popolazioni, soprattutto di tartarughe verdi che nidificano in Oceania, sono tutte femmine. Quindi la nuova generazione è come se nascesse completamente femminile. L'Oceania l'abbiamo visto, per esempio, quest'inverno, no? È uno dei luoghi della Terra che si sta scaldando più in fretta, con le conseguenze peggiori che possiamo immaginare. E in parte le abbiamo viste con gli incendi di quest'inverno, un'altra parte magari appunto è la perdita di biodiversità, quindi dalle barriere coralline fino appunto alle tartarughe marine che nidificano lì. Come tutti questi animali, no? Forse hanno sicuramente strategie, elaborato strategie evolutive molto sofisticate, anche diverse tra loro, ma come si orientano? Come fanno a capire a un certo punto della loro vita e quando, dove tornare per svolgere questa loro funzione? Questa credo sia forse una delle cose più belle di più, no? Come fanno a sapere dove devono andare? Allora, un conto è sapere io dove sono nato. Io diciamo devo avere sia capire dove devo andare, quindi qual è il punto che devo raggiungere, sia devo orientarmi durante il percorso. Quindi la prima cosa da fare è conoscere dove sono nato e dove devo arrivare. Dove sono nato si impara molto spesso nel momento stesso in cui si nasce, okay? Così come noi magari siamo in grado di riconoscere casa nostra. Ci sono le tartarughe marine che magari memorizzano le coordinate magnetiche della spiaggia, gli uccelli migratori che invece magari memorizzano sia visivamente proprio il contesto, sia imparano qual è il nord, quindi dove sono nati loro, guardando il cielo. In particolare loro guardano, diciamo, capiscono che il nord è dove c'è la stella polare, che loro non chiamano stella polare, ma è l'unica stella fissa attorno a cui apparentemente ruotano tutte le altre. Imparano, a volte, sai, poi il luogo, diciamo, dove trascorrono il resto della vita, o l'inverno, magari per gli uccelli migratori, non è per forza fisso, ok? Possono fare anche dei giri immensi, questo dipende tantissimo da specie a specie, quindi adesso fare un discorso generale è un po' difficile, però Certo. diciamo che Tra queste due cose che ti ho detto sono estremamente intriganti, perché cioè il fatto che siamo in grado di memorizzare le coordinate magnetiche e siamo in grado di guardare appunto il cielo e sapersi orientare, penso sia qualcosa. allora, questo, diciamo, sì, sono i due estremi, no, che loro conoscono, il punto, diciamo, di partenza e il punto di arrivo. Come ci arrivo, e magari anche le rotte, ti sorprenderà saperlo, ma molto spesso c'entra la genetica. Quindi tu immagina che quasi praticamente tutti i piccoli passeriformi migratori, quindi stiamo parlando sempre di uccelli in questo caso,
possono compiere il loro primo viaggio da soli, senza genitori, senza altri adulti a guidarlo, sanno perfettamente dove devono andare. Le svolte, la direzione bussolare, quindi appunto di che ne so, devo fare tot chilometri in direzione sud-ovest, loro li fanno ed è tramandato, diciamo, diciamo geneticamente. È innato. Tu, una storia che racconto spesso è quella del cuculo, che ti fa capire bene. Il cuculo è un parassita di cova, cioè significa che mamma e papà cuculo non fanno il nido, ma la femmina depone l'uovo nel nido di un'altra specie. Quando questo cuculo nasce e verrà appunto allevato dai genitori adottivi, non conoscerà mai i suoi genitori veri, ok, biologici. E i genitori adottivi spesso hanno un quartiere di svernamento, cioè trascorrono l'inverno in un posto che è diverso da quello in cui dovrebbe trascorrere il cuculo il suo inverno, ok? Che di solito sempre in Africa subsahariana. Quindi vuol dire che il suo viaggio lo fa veramente completamente da solo e sa perfettamente che deve scendere a sud, magari tagliare per l'Italia o per la Spagna, attraversare il deserto, eccetera. Quindi tutte le svolte, le tappe sono fissate geneticamente. C'è un'altra delle storie che ti fa capire anche qual è il ruolo della genetica e che racconto nel libro è una che riguarda le zebre, una migrazione, diciamo, un branco di zebre rimasto in questo recinto per più di 40 anni, a un certo punto hanno tolto alcune di queste sbarre e queste zebre hanno ricominciato a fare chilometri e chilometri di migrazione per, diciamo, per arrivare al delta dell'Okavango e, diciamo, del tutto inaspettatamente, no? E ovviamente là non poteva essere un percorso tramandato perché, diciamo, dall'ultima migrazione erano passati appunto quei 40 anni e la zebra vive di solito 10-12 anni, ecco, quindi non poteva esserci un passaggio culturale. Altre volte invece c'entra anche una sorta di apprendimento, c'è un passaggio culturale, veramente dipende da tante specie. Anche sistemi poi di orientamento, non ce n'è uno solo, che è quello che magari si pensa sempre più spesso, ce ne sono tanti, vengono spesso integrati tra di loro, quindi io magari mi affido sia al campo magnetico terrestre, sia alla direzione bussolare del sole e delle stelle, un po' come facevano magari i marinai. Entrano in gioco tantissimo anche la memoria visiva, la memoria olfattiva, sono degli altri stimoli che però magari agiscono di più, diciamo, nel momento in cui sono quasi al traguardo, ok? Quindi quando mi avvicino agiscono su distanze molto più brevi. Quindi appunto sono sistemi che magari si integrano e variano tantissimo a seconda della specie. Tu hai parlato di appunto genetica in questi animali che consente loro di orientarsi. Adesso ti faccio una domanda, l'ultima. Anche noi apparteniamo al regno animale, no? Secondo te qual è, dal tuo punto di vista, dal punto di vista di una persona che studia in modo approfondito queste cose, se c'è un punto di equilibrio tra, da un lato, l'esigenza anche culturale che abbiamo di sviluppo economico, sociale, e dall'altro il rispetto della natura, no? Quindi anche cercare di limitare quello che è il nostro impatto su questo ecosistema, che poi vediamo alla fine, diciamo, può dare anche effetti abbastanza negativi. Ok. Ma io, diciamo, a questa domanda mi trovo un po' in difficoltà a rispondere, nel senso che dovremmo distinguere tra il nostro viaggio di piacere alle Maldive e chi migra per necessità. C'è una delle frasi che spesso colpisce di più chi magari ha letto il libro, che è, diciamo, in cui ho scritto che i migratori diciamo, non migrano per piacere, come facciamo noi magari perché ci facciamo un viaggio, la loro è una necessità, sfuggono a una morte certa pur sapendo di andare incontro ad una morte probabile. Per loro è una questione di vita, cioè mantenersi in vita devono rischiare, appunto, andare incontro ad una morte probabile perché stando fermi sanno di morire. Ora, questo si può applicare a tantissimi contesti sociali e culturali, purtroppo di paesi in guerra, in carestia, dove, insomma, le persone magari vengono perseguitate per il loro credo politico piuttosto che per la loro religione e così via. Dal nostro viaggio di piacere, voglia di scoperta, di scoprire il mondo, io direi
che possiamo tentare di farlo con i mezzi più ecologici che troviamo, quindi magari provare ad usare meno l'aereo se, per avere, diciamo, un impatto minore, per lasciare, ecco, quella che viene chiamata l'impronta ecologica più leggera possibile sul nostro pianeta. E è l'unico consiglio che mi sento di dare. Però altri consigli ce li puoi dare. Noi, in conclusione delle nostre interviste, chiediamo sempre ai nostri ospiti di suggerirci uno o due, insomma, quelli che ritieni che possano, da un lato, magari consentirci di approfondire le cose di cui abbiamo accennato in questa nostra chiacchierata, ma dall'altro anche semplicemente di passare in modo costruttivo il tempo che tutti quanti noi abbiamo, no? A disposizione. Ok, allora io, guarda, ho tre suggerimenti, se me li consenti. Allora, il primo è Spillover di David Quammen, ed è il libro, diciamo, Tornato molto di moda ultimamente. è tornato molto di moda adesso e ci racconta esattamente perché le zoonosi non sono una sfortuita casualità, ma, diciamo, sono una conseguenza diretta dell'azione umana. E poi direi due libri per viaggiare stando a casa, quindi con zero impatto ecologico. E sono il viaggio del diario, diciamo, di viaggio di Darwin, okay? Quindi viaggio di un naturalista intorno al mondo, in cui si comprende, diciamo, sia un po' qual è la nascita della figura di un naturalista, sia ovviamente qual è la nascita poi della sua teoria dell'evoluzione. E questo, che non so se si vede bene, la sesta estinzione, okay, vabbè, la sesta estinzione di Elizabeth Colbert, che ha vinto anche il premio Pulitzer, e ci racconta purtroppo cosa stiamo facendo alla nostra biodiversità. Quindi anche lei fa tanti viaggi per andare esattamente nel posto dove succedono, insomma, dove accadono diverse cose, e quindi appunto ci racconta da lì come si stanno e perché si stanno estinguendo determinate specie. Quindi ci dà una panoramica, ecco, di quello che stiamo facendo. Francesca, grazie mille, grazie per averci dedicato questo tempo e detto tante cose che insomma avremo modo sicuramente poi di approfondire in questi giorni. Grazie ancora. Grazie a te Pierluigi, grazie a Libera Scienza, e in bocca al lupo per gli altri appuntamenti. State facendo una cosa bellissima. E quindi... Grazie, grazie. Alla prossima allora, a Ciao, presto. grazie ancora. Ciao. Ciao. Ciao.